Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabio Autico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi espanderemo brevemente il tema delle calcolatrici tascabili Commodore. Attenzione gente, io delle calcolatrici tascabili ho già parlato nel podcast Hewlett Packard 35 contro Sharp Elsie Mate. Il link del podcast lo trovate in descrizione di questo file. Questo podcast però invece invaderemo rapidamente il mondo delle calcolatrici vintage per citare alcuni modelli di calcolatrici tascabili Commodore che probabilmente per gli appassionati di hardware Commodore sono oggetti da super mega collezione. Dunque, della storia della Commodore e delle sue avventure nelle calcolatrici tascabili ho già parlato nel podcast Atari contro Commodore. Link del podcast lo trovate in descrizione di questo file. Per farla corta e breve, Commodore International fu una ditta fondata da Jack Tramiel, lasciò il business delle macchine da scrivere che erano costruite in Canada per convertirsi all'attività aziendale in macchine calcolatrici tascabili nel 1969. Dal 1969 al 1977 la Commodore produsse calcolatrici tascabili, ne ebbe a sfornare circa 36 modelli. Quelli che hanno la lettera R alla fine del nome vuol dire che funzionano con pile ricaricabili, e altre invece usano pile chimiche usa e getta. La prima calcolatrice tascabile della Commodore fu venduta anche con il marchio Bowman oppure Craig ed è il modello Commodore C110. È hardware collezionatissimo ed è un pezzo molto raro e costoso da trovare. La Commodore Minuteman 2 della Commodore fu il secondo prodotto immesso sul mercato, ebbe un buon successo, è un pezzo più diffuso ed ancora oggi rintracciabile sul mercato dell'usato, ad un prezzo che però è inferiore alla pregiatissima Commodore C110. Tra 1973 e 1974 il prezzo di mercato delle calcolatrici tascabili ebbe a scendere drasticamente a causa della produzione massiva di chip a bassissimo costo. La calcolatrice Commodore più venduta, più conosciuta, ancora oggi non difficile da trovare ad un prezzo ragionevole, soprattutto nel mercato nordamericano, perché vi trovò un grande successo, è la Commodore C108, sì, quella che vedete al video. Commodore entrò nel segmento delle calcolatrici scientifiche solo nel tardo 1974 e la Commodore introdusse la SR1004, che è quella che vedete a video. Usava i LED rossi dal design diciamo molto simile alla Hewlett Packard 35. Ne seguirono poi vari altri modelli, alcune programmabili, ma l'attività di Commodore nel mercato delle calcolatrici tascabili ebbe ad avere uno stop aziendale ai primi del 1976. La Texas Instruments infatti decise di entrare nel mercato delle calcolatrici tascabili. Texas Instruments era anche la fornitrice di chip per calcolatrici tascabili della Commodore e la Texas Instruments, per mettere fuori mercato la Commodore, iniziò a proporre chip per calcolatrici tascabili alla Commodore al prezzo delle calcolatrici tascabili, mentre le calcolatrici tascabili Texas Instruments erano vendute a un prezzo di mercato molto molto più basso rispetto a quanto i chip della Texas Instruments erano venduti alla Commodore. La morte aziendale della Commodore era inevitabile, ma Jack Tramiel riuscì a convincere il milionario Irving Goud a prestargli alcuni milioni di dollari con cui Tramiel comprò la MOS Technology, una piccola azienda americana produttrice di microprocessori per calcolatrici tascabili. Dalla MOS Technology, in cui c'erano vari ingegneri, poi incominciarono a uscire computer per il segmento business e anche home computer. In breve, tra i 36 modelli di calcolatrici tascabili Commodore, la più facilmente rintracciabile e conosciutissima è la CBM C110. Non è impossibile da rintracciare in eBay anche la prima calcolatrice scientifica Commodore SR1004. L'ultima linea di calcolatrici Commodore fu la serie 60, ossia la Commodore S61 del 1977.
quella che vedete a video. Poi la Commodore ebbe a cedere la linea di produzione delle calcolatrici ad aziende taiwanesi. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.